Il progetto intanto si occupa di affrontare i temi dell'accessibilità e dell'inclusione nei luoghi del patrimonio materiale e immateriale di alcuni comuni del territorio delle Madonie. I comuni sono 11, raccolti in un partenariato con capofila il comune di Castellana Sicula, dove ci troviamo. Il territorio è molto interessante, come sappiamo, sia da un punto di vista naturalistico e geologico che culturale. È il patrimonio oggi va reso più accessibile e questo ci permette, appunto, questo progetto finanziato dal Ministero della Cultura, dal Fondo appunto Cultura, ci permette di rendere alcuni luoghi della memoria e alcuni monumenti, alcuni musei, quindi anche alcuni presidi culturali del territorio più accessibili possibile. A parte la segnaletica, ed è una segnaletica diciamo così dinamica, nel senso che le cosiddette targhe che troveremo all'ingresso di questi comuni e nei luoghi di interesse all'interno dei comuni hanno dei QR code, avranno dei QR code dinamici e quindi collegati con delle audioguide, con del sonoro in diverse lingue ai contenuti che si possono visitare, e quindi racconteranno in qualche modo i monumenti a chi ha delle difficoltà, diciamo così, di accesso nei luoghi stessi della cultura. Parliamo di un'accessibilità che si allarga non solo a chi ha delle esigenze particolari da un punto di vista motorio, ma anche a chi ha delle difficoltà di tipo cognitivo o di tipo sensoriale. All'interno del progetto sono compresi dei laboratori partecipativi che costruiranno delle vere e proprie mappe di comunità e mappe di paesaggio che racconteranno attraverso gli occhi, la voce, lo sguardo proprio delle comunità tutto ciò che è quel patrimonio materiale e soprattutto quello immateriale che è a rischio di oblio.